Oggi è il momento per farlo. C'è una maggiore consapevolezza e c'è una maggiore forza che abbiamo perché sappiamo che le battaglie vanno combattute. Poi si trovano eventualmente delle sfumature, degli accordi, dei punti di equilibrio, ma le battaglie vanno combattute. Questa è una battaglia sacrosanta innanzitutto per gli italiani, perché noi non possiamo perdere questo patrimonio immenso di giovani, di ragazze e di ragazze che studiano qui, che lavorano qui, che facciamo studiare nelle nostre scuole e ai quali rischiamo di rinunciare non dando la possibilità di essere cittadini da subito. La politica deve passare assolutamente ai fatti, ormai si è discusso molto, abbiamo molti elementi e forse abbiamo qualche elemento di comprensione in più. Si discute sempre del fatto che dopo il Covid-19 non siamo più gli stessi. Io penso che anche da questo punto di vista ci consegni il fatto che queste sfide, queste battaglie, queste minacce che ci arrivano anche sul piano della salute si vincono se si è più partecipi, più protagonisti, più consapevoli. Ed essere cittadini vuol dire esattamente questo.